Pogba, doping, testosterone, fate voi, abbiamo letto di tutti, c'è la presunzione di innocenza, ci saranno le controanalisi, ci sarà tutto quello che ci deve essere, il ragazzo, la persona si difenderà nelle sedi appropriate e dopo appunto queste importantissime controanalisi è tutta la presunzione di innocenza del mondo. A me di Pogba in questo momento interessa poco, infatti non parlerò di lui ma parlerò di Juventus. Quella è una situazione diversa. Perché? Che cosa significa tutto quello che sta succedendo per la Juventus? In campo significa poco. E a punti di penalizzazione, io ieri pensavo che una squadra potesse essere penalizzata, a quanto pare invece tranquillo, bisogna avere più di un giocatore, va bene, va benissimo, a me va benissimo. A me va benissimo che la Juventus non venga penalizzata perché è una seccatura, non mi piace quando ci sono le penalità nelle classifiche, non mi piace. Io sono un uomo di sport, di calcio, a me piace parlare di calcio, di cose di pallone, no? Di altre cose, di penalizzazioni, non mi piace quello. Quindi sono contento che la Juve rimane quella che è, cioè i punti che ha rimangono, non verrà penalizzata. Detto questo, però, cosa significa per la Juventus? Se lo farà scivolare via o non se lo farà scivolare via tutto questo ambararam? Secondo me no. Perché dico questo? Attenzione, Pogba chi l'ha voluto? L'ha voluto la gestione Agnelli e l'hanno preso loro. Ovviamente, ma io si vedeva già da prima che era un'operazione senza senso, cioè pagare così tanto un giocatore che già aveva avuto problemi di infortunio al Manchester, cioè perché pagarlo così tanto? Perché pagarlo come se fosse il giocatore più forte al mondo? Cioè, compri una figurina, infatti si è visto, non c'era, e dopo non sapevano che era infortunato quando era arrivato, cose davvero strane di una gestione non bella, non bellissima, non brillantissima, ecco, della Juventus. Ma io mi chiedo, ma questo ritorno di Pogba, Allegri l'ha chiesto, non l'ha chiesto, l'ha avallato, non l'ha avallato, era contrario o non era contrario? Perché io queste cose non le so, ma lo spogliatoio le sa. Lo spogliatoio lo sanno Allegri quali sono i giocatori che lui preferisce e quelli che non preferisce, perché per quanto ne ho capito io Chiesa e Vlahovic erano in vendita, invece Chiesa e Vlahovic sono quelli che tirano la carretta, perché oggi se va a fare uno scontro Juventus-Napoli, avere o non avere Chiesa e Vlahovic in forma fa tutta la differenza del mondo, sono loro che tirano la carretta. Eppure c'erano state delle critiche, eppure non pensavo magari prima che la Juventus potesse essere così dipendente da questi giocatori, perché il mercato si era pensato che potesse essere diverso. Giuntoli, vogliamo parlare di Giuntoli? Cioè, hai fatto di tutto per toglierlo al Napoli, Giuntoli che arriva a Torino, io sono juventino da sempre, e non porta neanche mezzo giocatore. Si dirà, sì, ma è il prospetto di domani, la progettazione. Ma quale progettazione dobbiamo parlare? Adesso ci sono le milanesi, il vento è cambiato, adesso ci sono Inter e Milan si giocheranno lo scudetto e forse il Napoli. Queste sono le squadre, diciamocela, apparecchiamola, andare lì a pensare che la Juventus possa pensare allo scudetto non è così, perché il pareggio col Bologna ti ha detto solo una cosa, che la Juventus è da terzo, quarto, forse quinto posto, non è al livello di quelle corazzate che sono Inter e Milan. Quando la Juventus vinceva i nuovi scudetti, Inter e Milan non c'erano, lottavano per il settimo posto, per il sesto posto, per il settimo, ottavo, quinto. Ma vi ricordate il Milan che va in Europa League ma rinuncia all'Europa League per il fair play, l'Inter che si voleva fare prestare un giocatore dalla Cina ma gli Zhang non glielo hanno voluto prestare, non mi ricordo neanche chi era, forse Rafinha, non mi ricordo. C'è cose di bassezze, di poco conto. Questa era Inter e Milan, questi sono stati Inter e Milan per almeno 6-7 anni. Noi tifosi interisti e i tifosi milanisti, ma abbiamo mangiato di fiele, abbiamo mangiato tante di quelle situazioni, ma tanto di quelle situazioni. Vedevamo la Juventus che vinceva sempre, 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 e noi perdevamo sempre, ma pure le partite più stupide, pure le Coppa Italia le perdevamo sempre, perché le Coppa Italia quel qualcosina li vinceva la Lazio, in Champions ci andava, chi ci andava? La Roma, ci andava il Napoli, capite? Questa era Inter e Milan, e poi Inter e Milan si sono messi a posto e adesso non ce n'è più per nessuno. Adesso tocca alla Juventus fare quello. La Juventus ha la sindrome del Rosenborg, e il Rosenborg vinse per 10 campionati, 7, 9, 11, una cosa del genere, e tuttora non riesce più a risalire. Guarda caso, se non sbaglio, è pure bianconera.
Cioè, capito, non riesce a risalire. Ho lo stesso Göteborg che vinse per tantissimi campionati di fila e adesso non riesce a risalire. C'è il Malmo e ci sono altre squadre. E secondo me può capitare anche alla Juventus, ma la Juventus sono belli tranquilli, diamo soldi, che anche questa storia qui, Allegri pagatissimo, cioè stipendi da squadrone, non è quello squadrone, la Juventus non è questo squadrone. E il fatto che ci sia o non ci sia Pogba cambia zero, perché è proprio l'idea della Juventus, da come è costruita la confusione che c'è in quella squadra. Tu non farai mai una squadra che effettivamente potrà vincere. Vedrete che sarà così. Molti mi diranno: no, attenzione, guarda la Juventus, guarda, guarda. Invece la vedrete scivolare, perché le squadre che si contenderanno lo scudetto quest'anno e nei prossimi anni sono Inter, Napoli e Milan, tutte e tre. Sono queste tre squadre. La Roma di per sé si sta perdendo, anche la Roma senza motivo, però si sta un po' perdendo. La Juventus, ripeto, sembra Miretti, Fagioli, che neanche arrivano in nazionale, o quando vanno nell'Under 21, li vedete che sono giocatori normali, solo che hanno la maglia della Juventus e hanno le pagine della Gazzetta. Cioè la Gazzetta scrive perché ovviamente c'è un interesse. Allora ti sembrano più forti di quelli che sono, ma se li vai a veramente a pesare i giocatori e tu dici: bah, se vai a pesare Vlahovic, quanto gol ha fatto Vlahovic con la Juventus l'anno scorso? Cioè, queste cose bisogna vederle. Forse hanno solo un giocatore veramente superiore, che è Chiesa, ma tutto il resto, la Juventus è questa. Dice: ci sarebbe la possibilità che possa essere venduta la Juventus? Secondo me è arrivato il momento, perché la Juventus nacque come un giocattolo o un gioiello della famiglia Agnelli, e sono passate però le generazioni, sono passati i secoli, il secolo praticamente, è cambiato il calcio. Adesso viene dato a fondi di investimento, cioè viene gestito in maniera molto diversa, molto 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 diversa. C'è un'eccezione che è quella di De Laurentiis, ma De Laurentiis è il padre padrone, cioè lui che comanda, è lui che magari dopo ci sarà il figlio, ecco la parte della generazione. Però io aspettarmi che alla quarta o quinta generazione di De Laurentiis si siano ancora a Napoli, non è detto che fra 100 anni il Napoli sarà dei De Laurentiis, capite cosa intendo? E già è durata tantissimo la storia fra Agnelli e la Juventus, ma adesso Stellantis non è più la Fiat a Torino, adesso c'è Stellantis che mi sembra, se non ricordo male, la sede in Olanda, se non ricordo male, cioè più globalizzata. Quindi avere la Juventus o non avere cambia poco, sono impegnati in tante altre cose chi gestisce Stellantis, perché ci sono state anche delle fusioni con altre case, insomma è molto anche più grosso, più complicato. La Juventus incomincia a essere un po' ai margini di questa situazione, mentre la Fiat di Agnelli, di Gianni Agnelli, e quella di prima, di Umberto, è quella sì che era diversa, perché c'era un contatto più quotidiano. E questo è che secondo me i juventini dovrebbero incominciare a capire, che la propria squadra sta cambiando, così come sono cambiate Inter e Milan durante i tempi. L'Inter di Moratti, il Milan di Berlusconi, sono cambiati. E nel momento del cambiamento è traumatico e dura tanto, dura anche 5, 6, 7 anni, e ve lo possiamo dire per esperienza, sia i milanisti che gli interisti ve lo possiamo dire per esperienza, che è dura. È dura perché vedi vincere gli altri, ti vedi una squadra... Ti tirano fuori sempre situazioni strane, quanto ne abbiamo vissuto noi all'Inter e quanto ne hanno vissuto al Milan, di situazioni particolari. Vi ricordate fra Iongolì, fra l'Inter che non si capiva niente, se falliva o non falliva, cioè situazioni del genere. Beh, adesso hanno una solidità, ma perché passa il tempo e mattone per mattone metti a posto alcune cose. Ecco, il grande, bisogna dire la verità, adesso faccio il tifoso interista, però un po' l'ho criticato, ma la gestione è importante, la gestione di Marotta e di Ausilio, e lo stesso Zanghi, che credetemi è persona molto intelligente, che hanno preso Inzaghi, hanno fatto un tutt'uno. Questo è importante, assolutamente importante. È quello che sta cominciando a fare anche il Milan, sì, che chi comanda lì, Cardinale, punto, comando io, dopo andiamo giù e piano piano ci sono i compiti che vengono riversati ad altri, ma è giusto che sia così. Cioè sono società, mi sanno società più solide. La Juventus io non la capisco, io non lo so chi è l'uomo forte della Juventus.
Juventus, non lo so, che è Elkan, ma Elkan lo vedo lontano, che va a pensare ad altre cose, giustamente, perché ti occupi di tantissime altre cose, lo sport è in vetrina, allora sembra che la cosa più importante del mondo, ma ci sono cose molto più importanti a livello industriale, tecnico, investimenti, credo che le persone di Stellantis si occuperanno di quelle cose, però non riesco a capire oggi chi è il gruppo forte, chi è che comanda la Juventus, una situazione di confusione. La Juve la vedo in confusione e questa storia di Pogba, che io la scindo completamente fra una Juventus e l'altra Pogba, però non dico una spia, un sintomo, perché non lo è, dopo c'è anche, ripeto, la presunzione che tutto vada a posto, ma la gestione di Pogba, a prescindere da quello che è successo, da questo controllo antidoping, la gestione stessa dell'infortunio, di gioca, non gioca, di recupero, riabilitazione, io non l'ho capita e non mi interessa. Sarebbe stato molto meglio per la Juventus, questo è un mio personale parere, di liberarsi di tutta la storia recente della Juventus, quindi anche di dire ciao Allegri, prendere un allenatore nuovo con un'aria fresca, aria fresca. Quest'aria fresca non l'hanno voluta e vedrete quello che succederà. Questo è il mio parere a livello sportivo, stiamo parlando di punti in classifica, di qualificazioni Champions, di lotta a scudetto, di queste cose. Vedrete che secondo me non sarà un anno bellissimo per i tifosi della Juventus. Detto questo, sono interista, mi va benissimo che sia un anno bellissimo per noi dell'Inter, e si sta avvicinando anche il derby. Questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, quindi iscrivetevi se non siete iscritti, ragazzi, alla prossima. Ma li vogliamo aiutare questi ragazzi che fanno i quiz? Sto mettendo questa descrizione, questi link per quanto riguarda i canali quiz, vi potete iscrivere, potete farci questo favore a tutti, è un favore che non costa proprio zero, non vi costa niente, solo un favore che vi chiediamo. Detto questo, ragazzi, alla prossima, ciao ciao.